Bene, siamo arrivati in concessionario a Lodi e adesso entriamo a prendere la moto nuova. Sei emozionato? In realtà non tanto, sono più preoccupato per il tragitto da qua a casa su strade dove ho già visto che è pieno di autovelox. Però, come diciamo che come inizio non è male. 1 hour later. Bene, ci siamo vestiti, la moto l'abbiamo ritirata e adesso cosa facciamo, Luna? Ci Andiamo a sgasare. vediamo in strada. A few moments later. Ok, le GoPro e tutto a posto, giusto? Sono già partite, sì. Sì. No, no, io ti sento. Ma dove sono le chiavi della mia macchina? Ah, qua, sono in tasca. Ok. Gesemo. Niente, mi sono squartato la mano. Ma perché ho tutta la pelle secca e che c***o ne so, mi si è tolta un po' la pelle, che sanguina come se mi fossi squarciato. Metti dentro un po' di carta nel guanto. Fai così e poi metti il guanto. Metodo infallibile. Carta bagnata. Carta bagnata, carta fortunata. Sgasare! Sì, beh, anch'io non è che tocco benissimo con sta sella. Ma in punta di piedi tocchi su. Sì. Ci siamo? Guarda lì, guarda che figa! Fai strada. Ah, con noi è venuto Davide a ritirare la moto. MT-09, meglio dell'SP perché ha le Hollins e l'SP ha le Kayaba. Poi, perché non l'SP? Perché blu mi fa cagare. Ricordiamo le cose fondamentali. E va, va abbastanza. Io faccio da apripista con la Y. Beh, comunque raccontiamo, è un sabato mattina, siamo andati a ritirare la moto nuova, è l'inizio del 2021, la giornata verso casa sembrava meglio, qui è un po' nuvoloso, però vabbè. Abbiamo Luna che mi ha accompagnato lì davanti nella Y con l'adesivo Demon Rider sul bagagliaio per farsi riconoscere. E si parte sulla statale. Ah, c'è un benzinaio. Luna, doppia linea continua, magari anche no, eh. Ah no, guarda che ce n'è un altro. Ok, io mi metto qua. La stazione a caldo. Bella. Poi quando acceleri che fa così. Adesso ovviamente quando vai a ritirare la moto te la danno in riserva, quindi bisogna farci il pieno. Allora, il primo pieno non si scorda mai. Eros caccia gli sghei. Quanti migliaia di euro ci staranno? Non lo so, tanto sei gricco. No, 9 litri e 21. 13 euro. Dai, allora fai ancora in tempo a farmi un regalo. Che regalo? In generale. Ah, ok. C'è sempre qualcosa da regalare. Benzina fatta. Fammi andare davanti a me. Ah, ma andiamo subito così direttamente in una specie di statale? Eh sì. Guardatelo, attenzione! Non male. Se adesso mi giri la strada, però. Sempre dritto. Farò parte anche io prima o poi di questo gruppo. Attenzione, supero all'esterno! Come ti sembra da dietro? Sembra ancora un orso sulla bici o un po' meglio? No, no, Un po' meglio, quindi. va, benissimo. No, no, molto bella, molto figa. Beh, stavo dicendo prima di fermarmi dal benzinaio che nel bagagliaio di Luna praticamente abbiamo dovuto abbattere tutti i sedili perché c'è tutta la roba originale della moto. Scarico completo, quindi dai collettori praticamente. Poi c'è il mono, che era quello standard, adesso c'è Hollins. Ci sono le forcelle, che prima erano standard, adesso sono Hollins. Lo scarico adesso è full a Krapovic dai collettori. E a parte questo, cos'è che c'è ancora nella scatola di originale? Ah, la sella, c'è quella Comfort, che effettivamente ha alzato di un bel po' la seduta. Se con quella normale ci toccavo molto bene, adesso ci tocco molto in punta. Siamo a Montanaso Lombardo. Ma siamo sicuri che la strada sia giusta? Sì, perché? No, così chiedo, ci sei tu col navigatore davanti, volevo accertarmi che sapessi dove stiamo andando.
guarda che c'è un autovelox tra poco. Comunque raccontiamo, la moto in realtà è usata ma nuova, nel senso che ha 3400 km. Il proprietario precedente, oltre a tutte le cose che ha cambiato, sospensioni, scarico, eccetera, ha deciso di mettere anche delle leve da 125 euro a leva della rizoma. Ha messo le manopole della rizoma, anche lì penso 80 euro manopola, e ha messo i terminali del manubrio della rizoma, altri 40 euro. Vabbè, per poi venderla dopo un anno praticamente. Ma meglio. Ah, e ha messo anche questo cupolino da viaggio, che sarà la prima cosa che sparisce appena arrivo a casa. Beh, comunque c'ha dei fari bellissimi. Non ho capito. Ah, dei fari bellissimi. Non ho capito ancora un c***o. Ha dei fari bellissimi. Ha dei guanti fighissimi. No, non ci siamo. I fari. Ah, i fari, sono fighi i fari. Poi le lucine sono quasi blu. È quel LED che tende un po' al blu. Sì, sì, figo, quindi anche da vedere. Comunque, guarda come siamo disciplinati. Tu davanti e noi dietro in fila indiana. E certo, io ho il mostro. Nessuno supera il mostro. Eh no, è che non so la strada. Che appena la so, voglio un attimo vedere come va. Senza esagerare, ma un minimo. Ma scusa, ma c'hai la giacca aperta? Ah, ecco perché c'era un po' d'arietta. Boh, che sfigato. Sì, voglio, c'è un po' d'aria. Adesso effettivamente è più caldo. Si vede che ho preso il telefono quando ci siamo fermati per alzare il volume dell'interfono. Mi sono dimenticato di chiuderla. Guardatelo. C'era il sound, Non vedo l'ora di averla anch'io. Senti come scoppietta il rilascio. Ci passa anche Davide, sono ultima, come sempre nella vita. Sì, ma ho messo il traction control su 2, che dovrebbe essere l'intervento più significativo. E quando, cioè, non ho aperto tutto, ho aperto metà, a parte il traction control. Perché sennò o perché si alza la moto, o perché pattina la ruota dietro. Comunque la posizione di guida, bella, è leggermente più caricata in avanti del 390. Quindi comunque sei un po' meno dritto, sei un po' più piegato in avanti. Ma è comoda la sella? La sella sì, è comoda, ma in realtà non è che è così morbida che dici, cavolo, la sella comfort come morbida. Cioè, oddio, nel senso, mi sembra come quella del Duke, non è che noto questa gran comodità. L'unica cosa rispetto alla standard è che c'ha lo scalino che se apri il gas ti evita di finire giù dalla moto. Beh, comunque come rigidità mi sembra come l'SP, nel senso che con queste sospensioni qua la sento come quando ho guidato l'SP. Oh, guarda che c'è una mestierante. C'è una mestierante? Provocante. Era proprio lì. Ma c'è un'altra. Zona di lavoro questa. Che schifo questa, cos'è? Si sa che comunque in sabato tanti lavorano il sabato. Questa neanche se mi paga lei a me. Intenzione di andare a 70 all'ora? A parte che c'è traffico. E comunque, anche se abbiamo 115 cavalli adesso, non è che devo... Cioè, abbiamo predicato per 3 anni il rispetto della legge. Adesso non è che... Ho capito, ma anche se vai a 80, che non fai coda... Ma quant'è il limite? Quant'è il limite? 70. 70, vedi? Cioè, poi scusami, se no sei... Cioè, predichi bene e razzoli male. Cioè, la coerenza... Sì, ho capito. Cioè, allora prendi una bicicletta. Ma cosa c'entra? Ma io devo stare comodo quando faccio i viaggi. Ecco, un commento tipo... Ah, quindi hai comprato l'MT-09 perché è comoda? Vedrai. Sì, ho capito, ma... Cioè, arriviamo dal 390, non è che vengo da un GS che mi dici... Ah, il 390... Cioè, no, nel senso... No, quindi stavo dicendo, non è che... uno dice... Ah, hai preso la 09 e pensi che è comoda? No, nel senso, sicuramente è più comoda del 390. E poi, soprattutto, il motore non è che quando sei in autostrada in tangenziale sembra che stia per esplodere. Perché il 390 a velocità di crociera è 110-120. Dopo i 120 inizia un po', cioè va fino a 180. Però, non lo so, lo senti che non è sul regime di lavoro pulito. Comunque vedi che c'è l'autovelox. E questo è vero, funziona. Questo però non è segnalato. Ecco, vedi, ecco, molto male. Google Maps molto male. Ce n'è... Ah no, sì, era segnalato. Ce n'è un altro tra un po', dopo la rotonda. Quindi Luna Colombo molto male che non legge la mappa. Beh, facciamo che comunque sto davanti io che sto più attento di te alla strada. Perché se stai davanti tu con la Y prendi le multe.
E lo sappiamo che è così, è la verità, non ci possiamo far niente. Ma su via, ma che sarà mai? Un giorno a te, domani a me. Ce ne sono altre due. Ah, ok, ok. È qua, guarda che è qua. Ah, proprio sul palo questo, infami. Comunque io sono sempre più convinto che gli autovelox così sulle statali in mezzo al niente non siano per la sicurezza, perché che sicurezza fai mettendo un palo dell'autovelox in mezzo a un rettilineo? Questi autovelox qua sono solo per far cassa, perché già se vai 80, 42 euro, a 42 euro alla volta, poi ci sono le buche giganti e i comuni mangiano. È qua, arrivo, è qua, guardalo. Tu dimmi l'utilità di questo coso qua in mezzo. A cosa serve? Perché che sicurezza fa? C'è un paura che investi i topi quando attraversano? Questo è il cinquantenne che me che fa polemica. Beh, comunque se Davide venisse davanti riprenderei anche lui. Ma io l'ho sempre detto, Lu. Cosa dico sempre alla gente? Qual è il posto migliore dove stare? Dietro. Dietro di te? Ah. E vedi, lui si vede che guarda i video, ascolta, ha imparato e sta mettendo in pratica gli insegnamenti. No, è caduto il telefono. Ecco. C'è uno in bici. Ah, ok. Ma che mi sta superando, intendi? No, perché magari vado talmente piano che mi superano anche quelli in bici, capito? A sentir te, praticamente. Cioè, boh. Scasare! A parte che una volta, scendendo da dove era? Dallo Stelvio, che c'erano quelli in bici che andavano a cannone. Sì. No, perché poi son piccoli, vanno giù come missili. Che venivano giù tipo a 70 all'ora. Sì, ma fortissimi. Senti come scasa la Krapovic. Si sente anche in macchina? Sì, Sì, ma tipo ero un terzo del contagiri, Cioè non sono ancora arrivato al limitatore. Ah no, ero già in quinta. Stavo cercando la sesta sulla Y, ma non c'era. Ah, una delle domande poi che... Ma perché non siete rimasti in KTM prendendo il 790 o l'890? Cioè, non è che KTM paga per rimanere lì, Stavo dicendo che il bicilindrico non mi ha... Cioè, non mi ha colpito in positivo. Sicuramente un bel motore, sicuramente è bello in montagna, tanta coppia in basso, tutto quello che volete. Però sui viaggi lunghi, secondo me, cioè non è che vibra come il 390, però c'è quella vibrazione di fondo, il bicilindrico, che non lo so, non me lo sentivo mio, ecco. Invece quando ho provato il 3 cilindri, tra il sound e la docilità, quando sei a velocità di crociera 90, 120, 130, cioè è proprio diverso come motore, è più godibile e mi piace molto di più l'erogazione, oltre che il sound. E questo è il motivo di perché non siamo rimasti in KTM, oltre che, come dice Luna, non è che KTM ci paga, cioè se ci pagasse e ci desse anche le moto, rimarremmo in KTM, visto che qua nessuno ci paga niente, prendiamo un po' quella che ci gusta di più. Esatto. Comunque vorrei fare un appunto che in questo momento mi sento un po' come la macchina, quella che va in ricognizione nella pista e sta dietro le moto quando partono. La safety car. Esatto. Sì, beh, comunque può andare anche un po' più veloce, perché qua tra un po' la macchina dietro ci supera. Comunque il limite era 70. Sgasa, sgasa! Ma che c***o te ne frega? Vedete, è lei che mistica. È lei che mistica la delinquenza, cioè è incredibile. In Italia i limiti sono indicativi. C'è scritto 70, ma in realtà si può andare anche 90. Allora, su questo parzialmente ti do ragione. Il problema è che sono zone che non conosco e vorrei evitare di... Ma te lo dico io se c'è un autovelox. A parte che Google Maps non è attendibile, è più attendibile Waze su sta roba degli autovelox. Comunque, essendo strade che non conosco, vorrei evitare di inaugurare il primo giorno con la moto nuova con una multa, quando in 3 anni ne abbiamo preso... guarda che c'è il robot sul semaforo. Sì, vabbè, ma cos'è? Una luce. Ah no, è vero, un autovelox. Ecco, ecco, appunto, guardalo lì un altro, quando in... Ascoltiamo Luna, che è il limite indicativo. 70, ma che cosa vai a 70? E poi, hai visto che se non sai le strade devi andare piano? Che se andavi davanti te, meno male che poi c'hai tu il navigatore ma sto davanti io. Ma Map non li segna. Perché se stavi davanti tu, la compilation delle multe,
Cioè, proprio partivamo da casa, subito diretti, multe tutta la strada. Tutti li facevi gli autovelox. Ma comunque Maps non li segna. Maps, per favore, non so di chi è la compagnia. Mettete aggiornate, per favore. Ecco, quindi detto questo, a maggior ragione saranno anche indicativi, ma se non si sa la strada me non fare i cretini. Vabbè, comunque la prossima volta non si fanno queste strade, eh. Tra che il paesaggio fa cagare. In più è pieno di autovelox, è come andare giù in Liguria. Ma io sei, ti giuro, passo più tempo a guardare i lati della strada che non dove sto andando, incredibile. Attenzione, Heinz, vai, polizai. Cioè, ormai siamo arrivati a questo, che fai più tempo a guardarti, a guardare se c'è un velox, che non a guardare la strada. Eh sì. Oh, fatemi delle sgasatine. Delle sgasatine? Ho detto di fare delle sgasate. Che bombe! Ovviamente perché fa bene al motore. Non vedo l'ora di fare delle sgasate col MIV. Con la mia? Sì. Ah, ecco, poi un'altra delle domande che ci hanno fatto più spesso è: ma perché vendete quella di Luna? E qualcuno l'ha anche detto, ma così ci smeni, vendi la tua moto e te ne prendi una con più chilometri. Cioè, in realtà non ci smena niente, perché vende la sua e prende i soldi, prende la mia gratis, e quindi in realtà lei ci guadagna e basta. E poi, proprio perché ha più chilometri, ma è già con lo scarico, eccetera, e tutto, cioè non ci abbiamo sbatti di stare a smontare tutto per montarlo sulla sua. E poi la mia già non vale niente con lo scarico e tutti gli accessori, perché ha 48.000 chilometri. Se smontiamo anche gli accessori, non vale ancora, vale ancora meno. Quindi, visto che già ce n'è una che ha pochi chilometri, che vale qualcosa, vendiamo la sua, almeno lei ci guadagna un po'. E poi continuo a usare la mia, che tanto, cioè, funziona benissimo. L'anno scorso l'ho fatto un tagliando della Madonna, ho speso 400 euro. Così lei usa la mia, vende la sua e prende i soldi. Se no il rischio qual è? Vendi alla mia, non prende a niente. In più, quando vorrà vendere la sua l'anno prossimo, tra due anni, quando vorrà venderla, avrà due anni in più, più chilometri, non varrà niente neanche la sua. Così ci abbiamo smenato su due moto. E quindi questo è il perché vendiamo la moto di Luna e non vendi alla mia, anche se ha più chilometri. Esatto. Adesso penso che Davide girerà a destra quella rotonda lì, quindi adesso mi fermo che lo salutiamo. Ciao Davide! Comunque ne approfitterei per mettere in questo momento di mortorio qua in mezzo al niente con davanti il furgoncino. Ne approfitterei per mettere il banner qua sotto nel video dicendo che questo è il banner dello shop. Il link è nella biografia del video. Ci sono tutte le nostre felpe, magliette, tazze. E sono tutte robe bellissime, stampate in Italia. Confermo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, vorrei aggiungere che c'è veramente... Meno male che mancano 10 minuti, perché sennò innaffiavo la macchina. Comunque vabbè che sono andato piano, ma secondo me sai che sto cupolino qua comunque per viaggiare l'aria te ne ripara tanta. Potrebbe venire utile da montare tipo quando abbiamo in progetto di fare dei viaggi tipo con tanta autostrada, come quando andiamo in Francia, per dire. Ma me lo diceva anche Davide, che col suo, che è più piccolo di questo anche, che in autostrada li tira via tantissima aria, non sente niente. Ah no, è vero, anche io non pensavo, perché alla fine comunque è piccolo, invece cioè è gigantesco, nel senso, è gigantesco, non mi piace, però comunque non è un coso da cross tourer che ti arriva fino alla testa, eppure comunque di aria ne toglie tanta. Aspetta che questo gira. Dai però! Su! Volta scià! Non va la Y. Te metto in seconda, terza, scalata, quarta, quinta, settima. E no, l'ho già perso. Com'è stato? Il tempo che ho messo la terza era già andato via. E non ho accelerato tutto, ho puntato appena appena l'acceleratore, Non ho aperto tutto, sennò si alza. Ti hanno inculato il posto. Bene fans, siamo arrivati a casa. Adesso Luna va su, se riesce a centrare il buco del parcheggio. Uè zio, in questo momento di relax volevo ricordare una cosa. Perché non l'SP? Perché blu mi fa... ecco. Ma guarda che spendi tanto a rifarle le sospensioni. Guarda che costa tipo 800 euro rifarle.
Vogliamo dire a tutto il pubblico che è già stata modificata con le Hollis davanti e dietro. Ti prego, basta. Quindi non fateci più questa domanda. A me piace il rosso, mi piace rossa, ma è più chiaro così. Mi piace, no. Vedete, la cover rossa, il divano rosso, i bordi della macchina rossi, il paper rosso, hai visto, la borsa, quelle cose rosse. Adesso è più chiaro, mi piace il rosso. Ma però ce l'ha le Hollis. Sì, ce l'ha!